Siamo da nottetempo per parlare del libro di Milena Agus, Mal di pietre, che è stato un inaspettato caso letterario quest'anno, vogliamo dire. Sì, inaspettato un po' anche per me, assolutamente. Sì. Come? Di cui noi, prego, di cui noi di Radio Alzo Zero andiamo anche un po' orgogliosi perché abbiamo avuto occasione di scoprire questo libro prima che diventasse il caso letterario, prima che vendesse le copie che ha venduto, prima che andasse finalista anche allo Strega. Sì, anche per me queste cose sono proprio, vabbè, delle sorprese, anche le ho un po' vissute anche con una certa dissociazione, no? Cioè, nel senso che poi alla fine non mi sembrava che tutto questo riguardasse me, mi sembrava riguardasse così un'altra persona quasi, perché erano delle cose, insomma, che. Siccome io scrivo da sempre, da quando ero piccola, così, e molte volte gli amici per ridere magari dicevano, ci rivedremo allo Strega, ci vediamo al. Ma erano delle battute, così per dire una buffonata. E quindi sì, io forse sono quella più sorpresa, sì. Sorpresa anche perché in questo caso si può parlare di caso letterario e non caso editoriale, perché in Italia ci sono grandi case editoriali che vendono grandi copie, ma la qualità non si vede. Qui per una volta. Ci sono anche dei casi editoriali di qualità. Quelli che io chiamo casi letterari, dove per fortuna, per una volta, come questo caso, non solo un libro che ha venduto, che ha avuto successo, ha dato soddisfazioni, ma c'è anche qualcosa dietro. Sì, anche io non so esattamente di questo libro che cosa possa essere piaciuto tanto. E non, quando magari mi hanno chiesto se potevo avere, ecco, idea, del perché fosse piaciuto tantissimo alle persone, per esempio così tanto in Francia, perché poi alla fine il caso letterario è stato prima in Francia, no? Non ho mai saputo capire le ragioni, quindi le ho attribuite a qualcosa di magico che può essere successo, non so. Con il magico Un de. po', sì, magari al di fuori delle. Forse un qualcosa un po' al di fuori dalla realtà, no? Ecco, magico in questo In senso, sì. fondo il magico della letteratura, questa alchimia per cui non si capisce perché un libro poi è lui. Ma pare che non lo capisca nessuno comunque questo. Che sia una cosa assolutamente imprevedibile. Benissimo, io ringrazio Milena per averci concesso questa intervista e speriamo di poter parlare di un altro caso letterario prossimamente. Va bene.